Home, I'm back tomorrow morning at 7 a.m. Eccolo! Ma perché già qua? Ciao, Andrea. Stavo chiamando perché bella questa di Francesco. Ho detto ieri sera mi sono dimenticato di Simone, perché vado lui a ripartire. Io proprio questo è il mitico Silvio Rodriguez. Vedo anche una copertina di Faust. Di Faust, due libri, sì. Fossati live. Doppio. Allora, a posto? Anche se siamo qui, sì. Veramente. L'uomo più filmato, sì, perché è troppo un po' della terra. Il tango lo cosa sento. Sì, quella l'ha fatta Staino quando ho fatto 60 anni, l'anno scorso a tempo. E allora mi ha fatto la vita. Mazza, c'è pure la foto del maestro, eh? Chico. Mazza, hai visto la foto con Chico? Chico, Luis Diaz e Silvio Rodriguez, cioè queste cose. E Paolo Conte. Certo. Di cui abbiamo fatto militare insieme. Dai. Paolo, sì. Ah, quindi conosce il 63. Quella è la foto originale? Quella è l'originale, sì. L'originale. Che anno è? Vecchissimo. No, beh sì, beh, di circa. No, di circa 8-9 anni fa. Perché lui c'ha la maglia dei capellini, sai? Infatti questo qua aveva uno Stanton, mi fa guarda, allora mi piaceva. Perché lui non vuole, non si può mai far vedere. Ciao Simone, te lo giuro. Guarda, una signora mi ha chiamato adesso che è una grande appassionata di musica classica, no? Quindi, però è una molto aperta. Giuro, mi ha detto, non ho dormito fino alle 4. Perché la cosa l'ha emozionata, ma guarda, cioè, se no non mi telefono, certo, certo. Dire, cioè, hai capito? Cioè, bellissimo. E mi ha detto l'emozione, cioè, ho avuto un'emozione, mi ha detto che voi siete bravissimi. Beh, lui è qualcosa. Sì, no, ma poi mi ha parlato di lui, cioè, voglio dire di voi, cioè, di tutto com'era, come dicevamo ieri, no? Cioè, fatto con molta eleganza, perché poi sai cosa c'è? Le persone magari tecnicamente non sanno, esatto, che cosa, però capiscono. Che c'è qualche cosa, ma ti dico, guarda, stamattina la guarda, adesso bello. C'era quel ragazzo lì che stavate arrivando, che mi ha detto, ma è una cosa straordinaria, no? Però guarda, io credo che se la musica emoziona, questo secondo me è fondamentale. C'è quello che è tutto lì, perché sai, poi arriva quello che dice, sì, ma là la nota, no, c'è, no, ma quello no, alla fine, io vado alla mia età, non me ne frega più niente, no. Perché uno può fare delle cose meravigliose, che se però poi... Io già nel giro di qualche anno ho eliminato questo problema, che non è un problema. Che è un problema di molti anni fa, ma molti anni fa. Avevo visto il trio di Meola, Marloni e Paco de Lucia. Beh, io a metà concerto me ne sono andato, certo, perché alla fine era una roba da circo, sì, cioè, sì. Che era più forte. Beh, lì c'è proprio... E poi il pubblico condizionato, eravamo a Nizza, mi ricordo che McLaughlin a un certo punto ha fatto una ballad, My Foolish Dream. La cosa più bella che ha fatto tutta la... l'ha fischiato. Perché ha fatto una ballad, capito? Cioè, fatta... Senza la luce. Poi dopo si sono messi insieme e avanti, capito? E era... Io mi sono veramente stufato. Sì, sì, sì. Pure, voglio dire, il livello era... Però... Non era la musica quella. Era un circo, guarda. Era un circo. Cosa sono queste casse, questa finale? Guarda, sono 30 anni che ce l'ho. Ma no, sono belle queste. Questo è un Samsung di 32 anni fa. Poi io ti ripeto, questa cosa della gente che guarda una processione, perché sai, poi guarda che la gente se non lo sente non te lo dice, sì, sì. No, sai, dice ciao, va bene. Comunque guarda, devo dire che in tutti i posti italiani, so che ormai è pazzesco, no? Il pubblico è veramente sempre all'unanimità. Guarda, questo ragazzo ha detto una cosa bellissima, mi ha detto raramente... C'è un coinvolgimento. Ecco così, sì, perché sì. Tu vai a vedere un concerto, bello, insomma, ti piace, poi magari vai a cantare con gli altri.
e tutti mi hanno detto questa cosa. Senti, dove rimanghiamo? Sì, lascio le cose qua. Lasciate qui? Allora, orsù, scarichiamo le cose. Orsù. Qui tutti, Graziella, come si chiama? Grazie, ho trovato un euro. Prendilo. Hai visto? Porta fortuna, se hai trovato i soldi. Sta arrivando Graziella. Salutaci tanto Fausto. E dici che siamo stati veramente contenti di averlo. Sì, no, ma lo lascio lui. Aspetta un secondo solo, Piaggio, un secondo, sì. Guarda che sta arrivando Graziella che devo salutare. Hai ragione. Ciao Simone. Ciao Simone. Sei capace? Un viaggio, ragazzi. Pronto. Stanotte. Grazie. Allora, ho fatto giocare. Complimenti. Ma c'hai pure il flash lì. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Vabbè, arrichiamo dopo, dai. Arrichiamo dopo, dai. Tra 10 minuti richiamo. Siamo? Tu hai paura, eh? Ciao fratello, ciao.